Vuoi parlare di questa importante realtà della scuola del Tarì? Sì, la scuola del Tarì nasce ormai 25 anni fa, prima ancora della creazione vera e propria del Tarì, nasce a Napoli con l'intento di formare i giovani al mondo del lavoro, ma soprattutto al mondo del gioiello, che ovviamente è una grandissima tradizione partenopea e non solo. Ecco, che ruolo ha per tramandare proprio questa tradizione del gioiello? Noi formiamo i ragazzi da zero, abbiamo la possibilità di fare corsi sia di oreficeria vera e propria, quindi di creazione del gioiello, per poi passare all'incastonatura, per poi passare ai corsi di orologeria, quindi li formiamo in tutto ciò che è il nostro mondo, gli trasferiamo tutto il nostro know-how e tutta la nostra tradizione e ovviamente nel momento in cui c'è la predisposizione vengono fuori veramente degli artigiani eccellenti. Che sbocchi professionali hanno? La fortuna della nostra scuola è quella di essere insediata nel centro Orafo Tarì, che ormai è riconosciuto a livello internazionale, e abbiamo la presunzione e l'orgoglio di dire che nel 90% dei casi i ragazzi nell'immediatezza, quindi subito dopo il loro percorso formativo, riescono a trovare già una collocazione all'interno e delle aziende che sono già stanziali al Tarì, ne abbiamo circa 400, o addirittura ad aprirsi dei piccoli laboratori artigianali dove possono poi esprimersi al meglio con la loro formazione. Quante scuole come la vostra ci sono in Italia e possiamo dire che siete un punto di riferimento per questo settore? Assolutamente sì, io non vorrei peccare di presunzione, ma dico che scuole come la nostra in Italia non ce ne sono. Abbiamo dei tentativi di scuole di formazione più specifiche solo in determinati ambiti, abbiamo una scuola di orologiai a Milano famosa, abbiamo una scuola di Cesello a Firenze famosa, ma una scuola a 360 gradi che forma l'allievo dal design puro, come facciamo noi, al prodotto finito, credo che oggi in Italia non ce ne siano, per cui ritengo che possiamo ritenerci un'eccellenza a tutti gli effetti e vorremmo sempre più che questo ci sia riconosciuto. Grazie mille. Grazie a lei.